Bentornati a Talk Sicilia, il nostro programma di approfondimento che potete seguire sulla pagina di blogsicilia.it, sulla nostra pagina Facebook ovviamente e anche su Videoregione al canale 14 e il digitale terrestre. Oggi parliamo di economia, parliamo di nord versus sud e ne parliamo con il professor Pietro Busetta. Buongiorno Pietro, benvenuto a Talk Sicilia, anzi bentornato se la memoria non mi inganna, però insomma questo poi vedremo co cosa è successo nel passato. Nel nostro passato. Grazie, grazie molto, sono felice di essere di nuovo con voi. Grazie a te, Pietro. Allora, facciamo un piccolo punto, faccio un piccolo preambolo, come si dice adesso, faccio lo spiegone del motivo per cui la nostra redazione ha tenuto parecchio a far intervenire Pietro, a raccontare a chi ci ascolta che sta succedendo tra nord e sud. E il professor Pietro Busetta, ricercatore, accademico universitario e saggista, ha dato alle stampe l'anno scorso, quindi in tempi abbastanza recenti, un volume che si chiama Il lupo e l'agnello. Ovviamente non si tratta di una riedizione della favola di Esopo, ma si tratta di un'analisi che mette finalmente le carte in tavola, nero su bianco, su ciò che è accaduto tra sud e nord del nostro paese in questo secolo e mezzo di unità d'Italia. Pietro, ci fai un, come dire, resoconto generale del motivo per cui in realtà il Mezzogiorno d'Italia non può essere considerato la spazzatura di questo paese, non può essere considerato il popolo degli spreconi, dei terroni, degli inaffidabili. Cosa è successo dall'unità d'Italia oggi e come è peggiorata la vita di chi vive al sud? Quello che è stato rappresentato come un'unificazione voluta dalle varie parti del paese, in realtà è stata più un'invasione. Parlo del 1860, i Garibaldini arrivano e sconfiggono un esercito di 70.000 soldati. Già questa individuazione di forze ti dà la dimensione di quanto tutto questo possa essere in qualche modo visto non con una lente di verità. Ma al di là di come siano andate le cose, di quali sono state le forze in campo, certamente non soltanto questi 1.000 garibaldini, non dobbiamo dimenticare che di fronte a Marsala c'erano le navi inglesi, ma andare a Scusa, fare se ti interrompo Pietro, ma in realtà questo delle navi inglesi ai margini delle coste italiane è una storia che si ripete nel tempo, è accaduto anche nel 92, accade fino adesso. In realtà è il concetto di colonia Italia che vuoi riproporre anche col tuo saggio nel definire appunto quelle che sono state le prerogative che hanno consentito al nord di spoliare il sud della sua ricchezza più profonda. il discorso può essere fatto anche rispetto al paese complessivo, e però certamente il cane, dice un proverbio siciliano, muzzico sciazzato, cioè voglio dire questo nord bulimico che tutto sommato era stato prima nell'Austro-Ungheria, che era stato succube, finalmente trova il modo e la forza di avere altri succubi. E l'unificazione viene fatta non sulla base di un discorso paritario, quanto sulla base di uno sfruttamento di un territorio. Oggi lo possiamo dire in modo molto, molto chiaro che quella che viene detta unificazione è stata in realtà una invasione. Se voi guardate la realtà nel 1860, in termini per esempio di industrializzazione, in termini per esempio di manifatturiero, vi accorgete che il paese, il Mezzogiorno era un mezzogiorno abbastanza industrializzato. Se guardate gli addetti alla manifattura della Campania e della Sicilia, erano maggiori di quelli di tutto il Lombardo-Veneto. Quindi la situazione ce l'hanno raccontata come una situazione in cui questo sud era povero e disgraziato. Ovviamente la povera gente viveva male come viveva male in tutto il mondo, però il
regno dei Borbone non era questo regno arretrato. Pensate, vi sono un mare di eccellenze. Se andate a Pietrarsa, tra Napoli e Portici, vi accorgete che, per esempio, vi era questa industria che faceva le ferrovie, che faceva le carrozze, che era un'industria nazionale importante, tanto che la Napoli-Portici diventa la prima ferrovia. Cioè, vi era questa tendenza all'innovazione. Anche la stessa Calabria era una realtà industrializzata. Non vi era emigrazione, insomma, la gente riusciva a vivere nella realtà. Poi invece dal 1860 in poi tutto questo, tutta questa industria, l'industria per esempio delle ferrovie si sposta alla Breda, si sposta alla Fiat e tutta questa realtà diventa una realtà sempre più povera fino ad arrivare alla Seconda Guerra Mondiale, Prima e Seconda Guerra Mondiale. Al periodo fascista che implementa ulteriormente quella che è l'industria manifatturiera nazionale, e poi nel 1900, subito dopo la seconda guerra mondiale, il piano Marshall, che viene utilizzato fondamentalmente per l'industria, per far partire la cosiddetta locomotiva. Noi siamo stati sempre vittima di una visione che vede una locomotiva che sarebbe il Nord e delle carrozze che devono essere trascinate da questa locomotiva. In realtà abbiamo investito pesantemente in tutto il nord del paese, vede l'alta velocità ferroviaria, il numero di collegamenti che vi sono tra Torino e Venezia, rispetto a quelli che vi sono tra Napoli e Reggio Calabria, sono un numero spropositato, ma anche, vedete, l'Autostrada del Sole parte da Milano finisce a Napoli, cioè Sì. un assurdo in termini, perché se tu vuoi collegare le realtà più povere, devi fare sì che non ci sia più la marginalità. E infatti, per Ecco esempio, la Pietro, Spagna. tu ci hai dato una fotografia, sei stato veramente molto bravo a sintetizzare in pochi minuti una storia lunga più di 150, di 160 anni. Ma oggi lo stato dell'arte qual è? Cioè, quali sono le speranze del Mezzogiorno di poter rivendicare una sua funzione di rilancio, di sviluppo? Cioè, è possibile che il trend venga invertito? Si parla tanto di interventi da parte dell'Unione Europea, ma questa sperequazione potrà essere colmata o manca, come dire, la locomotiva che traini questa ripresa del Mezzogiorno? A questo punto ci troviamo di fronte alla possibilità di rinascere o di abbandonare queste terre a un declino, sempre più, come dire, incontrollabile. Il tema di fondo è che in realtà questo paese ha una classe dirigente Poi mi è stato un nazionale. concetto molto interessante e anche bello da ascoltare nel definire la classe politica del nostro paese, che dà l'idea proprio delle sanguisughe. Tu l'hai definita una classe politica estrattiva. Sì, io parlo di una classe dirigente nazionale che praticamente è quella che dei grandi giornali. Tu sai che l'imprenditore, ognuno ha il suo giornale, no? Confindustria Sì. c'è solo 24 ore, gli Agnelli hanno La Stampa e Repubblica, De Benedetti ha il Domani e così via. Se vai a vedere, ogni giornale ha il quotidiano di giornale del Berlusconi. Insomma, ogni imprenditore ha un suo quotidiano ed è riuscito ad indirizzare l'attività della nostra realtà. I sindacati sono stati prevalentemente a difendere il numero di occupati che vi erano, ovviamente, ed iscritti che erano evidentemente nel nord. L'imprenditoria era anche lì, doveva difendere le industrie del nord. Insomma, il paese è stato indirizzato da una classe dirigente nazionale. Dall'altra parte, noi non abbiamo avuto una classe dirigente, perché la nostra non ha come obiettivo il bene comune. Se tu provi a guardare gli eletti nostri, hanno come obiettivo portare avanti gli interessi dei propri aficionados, dei propri vicini, dei propri sostenitori.
Quindi diciamocelo brutalmente, per quanto legittima sia, è sempre una politica clientelare che si basa, come dire, sul rapporto do-ut-des, senza una visione strategica. Non è che non abbiano la capacità di avere una visione strategica, non la vogliono avere perché possano continuare a permanere, a gestire per esempio la Sicilia, non è necessario avere come obiettivo il bene comune. Se tu hai come obiettivo il bene comune, magari non vieni rieletto, tu puoi tranquillamente, se tu vedi le ultime elezioni, ti accorgi che c'è gente che prima era nell'ADC, poi è passata in Forza Italia, adesso magari è andata a finire e viene rieletta nella Lega. Sì, Il è vero. gregge che vota non è importante l'idea, è importante che possa magari avere il passaporto in tempi brevi, piuttosto Diciamo che che la speranza. stiamo stravolgendo in senso negativo il senso del mandato di rappresentanza popolare rispetto Assolutamente, agli la eletti. nostra è una democrazia bloccata. Se tu vedi, se tu vai a guardare gli eletti, ti accorgi che il mandato parlamentare viene tramandato da padre in figlio, tranquillamente, cioè tu i voti li puoi portare dove vuoi. Se ricordi il nostro presidente Miccichè, quando parlava di qualcuno diceva: ma quello ha i voti. E pensa che significato possa avere il fatto che qualcuno possa avere come proprietà dei voti, ma è vero così, e li Sì, può è veramente portare così. dove vuole. Quindi è una democrazia che in qualche modo, perché qualcuno ha imparato la tecnica di raccolta dei voti e la utilizza appieno per indirizzare il consenso dove vuole. Questo Quindi noi evidentemente non è. cioè la tua analisi è molto crudele. Noi ci troviamo di fronte a una situazione politica bloccata dove in realtà il mandato dei rappresentanti nelle istituzioni non è quello di sviluppare dei progetti a favore del bene comune, ma di mantenere, come dire, questo statu quo di eterna precarietà del territorio. Certamente, che però consente ad una classe dominante estrattiva di rimanere al potere. Se tu guardi storicamente, ti accorgi che in realtà è cambiato sempre molto poco, anche se a livello nazionale si passa dalla sinistra, dal governo di Prodi al governo adesso di Meloni, in realtà ti accorgi che coloro che gestiscono il territorio qui da noi, appoggiandosi a una o un'altra forza di volta in volta, salendo più o meno sul carro del vincitore, sono sempre loro a gestire questa situazione. Il tentativo dei 5 Stelle, che è stato quello di ribaltare il tavolo, in realtà non è poi riuscito perché, essendo i partecipanti, coloro che in qualche modo erano classe dirigente, inadeguati spesso, non preparati adeguatamente, sono risultati dei masanielli della situazione, per cui alla fine non hanno svolto quel ruolo che dovevano avere di far ribaltare il tavolo, ma si sono inseriti e poi sono stati in qualche modo quasi eliminati, anche se ora una forza ce l'hanno, però non sono diventati meridionalisti. Perché sono pauperisti e quindi magari non hanno un'idea di bene comune che passi dallo sviluppare questo territorio, da far diventare Augusta l'hub portuale più importante del Mediterraneo, che è collegato al canale di Suez, porti la maggior parte delle merci a Berlino, piuttosto che farle passare e farle viaggiare per tutto il Mediterraneo e poi per l'Atlantico ad arrivare a Rotterdam o ad Amsterdam o ad Anversa. Questo non sono riusciti a farlo. Però l'esigenza che ci sia una forza che si contrapponga a quella della Lega Nord, che oggi ha in mano il governo del paese, è fondamentale. Tu sostieni che la Lega sia una forza politica determinante all'interno del governo nazionale, eppure i dati delle ultime elezioni vedono il partito di Salvini sostanzialmente crollare rispetto alle elezioni precedenti. Fratelli d'Italia sembra che sia. O Crolla, forse Salvini è così trainante lo stesso per i no, ministeri che riesce crolla a nel senso ottenere? che ha solo l'8%, e questo 8% ce l'ha grazie anche ai Romano, ai Turano siciliani. Sì. Quindi
portano dei voti a loro. Ma in realtà la legge elettorale prevede che tu dai ad ogni singolo appartenente al gruppo, alla coalizione, dai i deputati, coloro che saranno eletti, li dai prima che si voti, perché a secondo dove li metti, evidentemente, hai la possibilità di farli eleggere. La Certo. Lega oggi ha soltanto il 8-9% quello che ha, ma ha 100 deputati, 100 parlamentari più che deputati. Quindi è un pacchetto Quindi, determinante per gli equilibri del governo. esattamente, tanto è vero che hanno avuto alcuni ministeri fondamentali, a cominciare da quello dello sviluppo, da quello dell'economia di Giorgetti. Giorgetti è un nemico del Sud. Immaginati come si porrà. Giorgetti è quello che va in America per convincere la Intel, invece di posizionarsi nel Mezzogiorno, di andare in Veneto. Sì, E infatti poi hai Intel, cerchiamo di far capire a chi ci ascolta cosa è successo. Intel è il Intel è colosso una. della tecnologia dei computer a livello mondiale, poteva fare un investimento che avrebbe creato decine di migliaia di posti di lavoro a Catania, dove c'è un hub storico creato anche dall'azienda di Pasquale Pistorio, l'STS, c'era anche un'università molto forte che ha un dipartimento di ricerca informatica all'avanguardia a livello mondiale. Su intervento del governo nazionale, secondo il professore Brusetta, un intervento fatto dall'attuale ministro Giorgetti, che allora non era ministro dell'economia, ma diciamo era un leader della Lega, Era ministro dello sviluppo economico, Intel quindi ha preferito investire al nord piuttosto che in Sicilia. di Mario Draghi, evidentemente, perché queste operazioni non possono essere fatte senza. La scusa è quella che il Veneto è in una zona centrale rispetto all'Europa, per cui è collegata con le altre aziende che ci sono in Baviera della Intel, ma non si capisce come mai la ST Electronics stia potenziando con altri 800 miliardi il suo stabilimento se è Il bello della diretta, ti arriva una telefonata, che ci sta. Però sì, a questo punto, che abbiamo capito qual è la metodologia per continuare a impoverire il Sud. Io ti vorrei fare una domanda di pura politica applicata all'economia e poi, prima di concludere, farti una domanda su alcuni parametri economici che tu hai sviluppato nel tuo saggio. Sì. Uno degli argomenti centrali di questa prossima legislatura sarà la richiesta da parte di alcune regioni del nord e ovviamente regioni governate dalla Lega di applicare la famosa autonomia differenziata. E secondo alcuni teorici istituzionali, questo potrebbe essere il colpo di grazia per sminuire ancora il valore dell'autonomia regionale siciliana, che come ricordiamo è stata introdotta ben prima della Costituzione con Regio Decreto. Ma a questo punto io ti chiedo, ma ce la dobbiamo tenere questa autonomia, visto che comunque è in mano a una classe politica estrattiva? O forse è meglio azzerare la situazione e ricominciare da zero con delle nuove regole che siano uguali un po' per tutte le regioni? Allora, intanto bisogna far capire che vuol dire autonomia differenziata. La distribuzione della spesa in Italia è stata fatta fino adesso in base alla spesa storica. Cosa vuol dire? Vuol dire che siccome a Reggio Emilia ci sono 10 asili nido e a Reggio Calabria non ce n'è nemmeno uno, la distribuzione delle risorse è stata fatta sulla base di quello che è stato dato nell'anno precedente. Quindi praticamente Ma scusa, è un non. principio folle, non si dovrebbe operare al contrario, cioè chi ha meno dovrebbe ottenere di più. Infatti, ma, no, non solo è folle, ma praticamente io non ti dico di più, ma ti dico che se tuo figlio nasce a Reggio Calabria e mio figlio nasce a Reggio Emilia, dovrebbe avere tuo figlio la stessa spesa pubblica che ha mio figlio a Reggio Emilia. E Invece non è no, così. è una volta e mezzo, due volte. Lo stesso, l'abitante di Palermo, in termini di spesa che viene data al comune di Palermo, è la metà di quella che viene data nel comune di Milano per un abitante di Milano. E allora cosa è successo? Siccome ci siamo resi conto di quello che accadeva e che ogni anno si spostavano 60 miliardi dal sud al nord, se il calcolo
fosse stato fatto con la spesa pro capite uguale, e allora si sono inventati l'autonomia differenziata, nel senso che non si fa più riferimento all'individuo, per cui siamo tutti uguali rispetto alla legge e abbiamo tutti gli stessi diritti, per cui io pago, se ho 50.000 di reddito annuo, pago 25.000 di tasse, e così come il mio collega milanese. Invece si è stabilito che il rapporto venga fatto sulla base dei territori. Tu guadagni di più nel tuo territorio e quindi ti tieni di più, e una piccola parte la dai agli altri. Questa è l'autonomia differenziata. Ma a questo punto noi che vantaggio, perdonami Pietro, ma noi che vantaggio abbiamo a definirci ancora italiani ed europei? Perché e infatti la conclusione è proprio questa. Io quando in questo nuovo libro che scriverò, che sto finendo di scrivere, dico che le ipotesi sono tre in realtà, perché se passa l'autonomia differenziata, come passerà? A noi non interessa più stare in questo paese. E allora le ipotesi possono essere tre. L'ipotesi Cecoslovacchia, la Repubblica Ceca, la Repubblica e la Slovacchia si sono separate con quella cosiddetta rivoluzione di velluto. Cioè hanno deciso che erano due popoli diversi e che dovevano stare ognuno per i fatti propri. Questo ha consentito alla Slovacchia di recuperare, in termini che era la più povera, di recuperare moltissimi punti in termini di PIL rispetto alla Repubblica Ceca. In realtà noi nel Mezzogiorno non abbiamo entità diverse rispetto al paese, noi siamo uguali agli altri, quindi non c'è questa condizione che c'era nella Cecoslovacchia, che erano due paesi messi insieme. Noi siamo, ma lì c'erano anche paese, problemi di etnie, c'erano popolazioni slave, i sudeti tedeschi, quindi un po' complicato. Quindi quello è un discorso che non ci appartiene. Allora noi in realtà nel Mezzogiorno potremmo più avere un'ipotesi Jugoslavia, cioè nella quale ogni regione, per esempio la Sicilia rispetto alla Campania, non è mai stata in una posizione di collaborazione, anzi forse l'Unità d'Italia si è fatta proprio perché i baroni siciliani erano contro il Borbone. Bene, e allora è possibile un'ipotesi Jugoslavia, cioè in cui c'è la Croazia, la Slovenia, la Bosnia, l'Erzegovina? Allora, perdonami, ma veramente il tempo a nostra disposizione è volato via. Io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, sicuramente magari ci rivedremo fra qualche settimana quando sarà pronto il tuo prossimo libro. Io nel ringraziare il professor Pietro Busetta invito tutti i nostri telespettatori, web spettatori, chi ci segue su Blog Sicilia, chi ci segue su Video Regione, di consultare e leggere l'ultimo libro del professor Pietro Busetta, edito per i tipi di Rubettino, Il lupo e l'agnello, che è una favola horror che racconta come il Nord ha spoliato le ricchezze del nostro meraviglioso Mezzogiorno. Grazie a tutti, buona serata e alla prossima puntata di Talk Sicilia.